generoso che avete fatto in questo periodo di tempo. Avete fatto qualcosa di speciale, ringrazio gli amministratori, ringrazio chi ha iniziato questo cammino, mi riassumo nella figura di Marco Marraccini che ha fatto un lavoro pionieristico e molto generoso per tanti mesi in condizioni difficili e assieme a Tore, assieme a tutti voi, innanzitutto quelli che sono la Presidenza, i nostri coordinatori provinciali, ringrazio Roberto Capelli che ha preso questo cammino a un buon punto, lo ha consolidato e ha permesso che la nostra formazione vada avanti come hanno riconosciuto tutti i rappresentanti politici. Saluto anche l'amico Pilia che è arrivato come si dice dalle parti mie, ha permesso il tuo lavoro e il vostro lavoro di dare credibilità, serietà, autorevolezza ulteriore a tutto questo percorso. Quindi permettetemi di accomunare anche con la platea un applauso a quelli che hanno lavorato in questo anno, tempo e appassionato. Infatti, quando questo cammino è iniziato, se ci ragioniamo un secondo, sembra un'altra epoca, probabilmente è un'altra epoca. Ognuno di noi ha partecipato al bipolarismo italiano di questi 17-18 anni. Io, tra l'altro, lo dico al Tizzu, tutto sommato sono stato tra gli iniziatori di questo bipolarismo dalla esperienza civica, cioè dall'esperienza di un governo di una città, al quale sono arrivato con la contrapposizione e non è né una nemesi né una circostanza fortuita con Gianfranco Fini, col quale oggi mi trovo a condividere il progetto del Terzo Polo. E dobbiamo dire che la riflessione che abbiamo fatto sul bipolarismo italiano, sui limiti e sue difficoltà, non è una riflessione ideologica, assolutamente. E non è, lo dico ai rappresentanti dei partiti democratici presenti qui, non è l'idea che candidi si presenti alle elezioni senza un'idea, senza una proposta di governo, senza una coalizione, senza una scelta da presentare agli elettori. È l'idea che, per come l'abbiamo configurato in Italia, un bipolarismo cui abbiamo contribuito, io ho cercato di contribuire, la Margherita ad esempio che abbiamo formato, un partito che ha raccolto in Italia più di 5 milioni di voti, abbiamo avuto dei passaggi politici ed elettorali importanti, quel bipolarismo è stato troppo dominato e condizionato dalla necessità di avere un voto in più. Si poteva conseguire un voto in più e non si poteva governare. Si puntava ad avere una maggioranza con dei premi di maggioranza attraverso, parlo a livello nazionale, di governo politico, parlamentare, perché le città, i comuni, i territori sono una cosa diversa. Si puntava ad avere un voto in più e abbiamo avuto la dimostrazione, e l'ultimo governo, il governo Berlusconi, ne è stato la prova ancora maggiore rispetto allo stesso governo di cui ho fatto parte, il governo Prodi. Beh, il governo Berlusconi ha avuto la più grande maggioranza della storia, ha avuto la più grande forza mediatica nella sua azione politica, la più grande forza e potenzialità economica, si è ritrovato in Parlamento con un numero soverchiante di eletti per governare e nel giro di pochi mesi ha visto questa maggioranza sbriciolarsi. Perché? Perché alla fine, vedete, così come il governo di cui ho fatto parte ha dovuto prendere delle decisioni antistoriche, assieme ad alcune decisioni buone, io non credo che tutto sia uguale nella storia, ma per esempio che quella esperienza aveva portato, ed è un fatto, ed è un numero, il debito pubblico italiano al 103, mentre oggi al 121, che aveva riportato l'avanzo primario in condizioni importanti per poter reggere i rischi propri di un paese che ha un indebitamento così grande e che li può sostenere fin quando è facile avere in prestito del denaro, come era fino a poco tempo fa, e rischia di morire stritolato
dal momento in cui accedere a dei prestiti, che ci si vada come famiglie, come imprese o come stati sovrani, diventa difficile. Abbiamo dovuto sostenere, per consentire la sopravvivenza del governo, delle scelte molto discutibili, alcune almeno. Berlusconi ha dovuto digerire, e il PDL, rispetto alla tenuta dell'alleanza con la Lega, qualcosa di, se ci pensiamo oggi, inimmaginabile. Noi in Italia abbiamo dovuto istituire, per accontentare i leghisti, le ronde, ma ve lo ricordate, si è basata su uno sfruttamento intensivo del lavoro delle persone, su parametri ambientali proibitivi, emissioni di inquinamento insostenibili in casa nostra. È ovvio che non la reggiamo, non possiamo reggere. E non è un caso che tante delle industrie ad altissima intensità energetica e ad alte emissioni, secondo i parametri del protocollo di Kyoto, come le acciaierie o come le fabbriche di alluminio, siano emigrate per un miliardo di motivi che tutti capite. Se questo è un mondo che inquieta le persone, a proposito dell'identità, il riflesso delle persone è rifugiarsi dell'identità o la presunta identità. Mi viene di citare, a proposito della cultura, e per raccogliere il suo ultimo intervento su ciò che abbiamo appreso e ciò che la cultura rappresenta, una frase di Talleyrand, che col suo cinismo si rivolgeva alla politica francese dell'ancien regime, dicendo dei vecchi politici che combatteva o che criticava: non hanno imparato nulla, non hanno dimenticato nulla. La politica oggi è chiamata a imparare ogni giorno e a non dimenticare. Allora, noi abbiamo cercato di dire la verità come Alleanza per l'Italia, come progetto che abbiamo cercato di costruire del terzo polo, di dire la verità su questi 20 anni in cui abbiamo partecipato, ognuno di noi, chi nel centro-sinistra, chi nel centro-destra, chi, penso all'UDC, seppure solo nell'ultimo tratto, perché anche l'UDC ha partecipato al centro-destra nazionalmente, abbiamo cercato di contribuire con un'idea coesiva, di aggregazione. Noi abbiamo creato un movimento politico con l'obiettivo di farlo partecipare ad un disegno decisamente più grande. E, se consentite, vogliamo sottolineare il fatto che se il governo in Italia è cambiato, se non c'è più il governo Berlusconi, lo si deve in misura decisiva al terzo polo. Della moda, anche sui comparti più elevati, Versace, che era una persona di primo ordine, ha lavorato per Onlus, per associazioni di volontariato di grande valore, di grande significato, si batte contro la mafia e contro la corruzione come suo primo obiettivo, ha aderito al centrodestra, è passato con noi ed è stato uno di coloro che hanno permesso il cambiamento politico. Dopo aver parlato con i suoi colleghi, gli hanno detto: non puoi non dare un segno di cambiamento e di innovazione. È sufficiente il cambiamento che abbiamo cercato di imprimere con la nascita del governo Monti, ma certamente è decisivo, non è detto che sia sufficiente, perché siamo dentro ad una difficoltà globale e siamo dentro ad una depressione economica, potrebbe essere la seconda grande depressione dopo quella che si è conosciuta negli anni 30 del secolo scorso. Lo dobbiamo dire perché abbiamo il dovere di dire che, così come questo governo, anche riprendendo misure del governo precedente come esito quantitativo, ha dovuto far inghiottire medicine molto amare agli italiani e anche accrescimento di tasse, dovrà procedere con dei tagli di spesa qualificati e selettivi, e ora sta lavorando, in queste ore sta discutendo come approvare misure per la crescita economica e misure, non vogliamo creare problemi alla piccolissima infanzia, ragazzi, la vogliamo incoraggiare a partecipare in futuro alla lotta politica. E poi adesso prova a mettere in campo le misure per la crescita anche attraverso le liberalizzazioni, che non sono, come dicevo alla stampa prima dell'inizio del nostro congresso, taumaturgiche, non sono salvifiche, però sono importanti, sono probabilmente determinanti soprattutto per i giovani, per cercare di aprire spazi di ingresso al merito
nella nostra società. Però se noi non dicessimo che stiamo dentro una fase storica molto difficile dal punto di vista economico e con implicazioni sociali certamente delicatissime e critiche, non diremmo la verità. E non diremmo la verità se non dicessimo che siamo entrati in questa fase anche, se non soprattutto, a causa di una finanza che opera senza riferimento alla ricchezza vera e alla creazione di imprese e di lavoro. E che oggi il botto che fa l'economia mondiale è il botto conseguenza dell'economia di carta, della finanza di carta che si è messa in circolazione, che dovrà essere ridimensionata a costi economici e sociali reali molto grandi. Quindi ci sono su questo delle responsabilità e sbaglieremo, non saremmo onesti se non dicessimo che la scarsità che si prepara non può essere scarsità con povertà, non deve essere scarsità con povertà, e che in fondo questa può diventare l'occasione per ripensare e migliorare la nostra società. Questo è il compito della politica. In qualche modo noi dovremo fare meglio sapendo che avremo meno. È possibile fare meglio con meno. È possibile riorganizzarci. Anche alcuni grandi valori legati all'ecologia, all'innovazione energetica e tecnologica, tutto sommato, che toccano l'edilizia, i trasporti, i settori fondamentali della cultura ambientale, possono aiutarci in questa direzione. Questo penso sia il compito della politica, così come è il compito della politica trasformare il processo europeo, che è stato un processo dominato dalla moneta senza gli strumenti di governo economico, in qualcosa di non soltanto democratico, ma in grado di padroneggiare questa dinamica, che altrimenti se ci fa avere in tasca una moneta priva degli strumenti di governo unitario, quella che Draghi chiama fiscal union, che Mario Monti ha chiamato convintamente la ripresa del disegno europeista, e lo fa da europeista, bene, non andremo da nessuna parte. Quindi abbiamo davanti a noi delle sfide enormi. Come le affrontiamo queste sfide enormi? Scusatemi. Le affrontiamo in Italia riproponendo il derby che giustamente qualcuno ha definito curva nord e curva sud della nostra politica. Fatemi fare una piccola inversione rispettosissima della situazione della Sardegna di questi 15 anni. Rispettosissima perché come si fa a non rispettare un apporto che in moltissimi casi è stato generoso e onesto e comunque convinto, leale nei suoi propositi. Ma è normale che la Sardegna abbia avuto, come i paesi dell'est dopo la caduta dei regimi comunisti, al massimo un governo per legislatura? È normale. Abbiamo avuto un governo di centrosinistra, finito, centrodestra. Finito, centrosinistra, finito, centrodestra, e di nuovo nessuna coalizione secondo questo schema ha resistito più di una legislatura e nessuna coalizione alternativa a quella che aveva scalzato è riuscita a creare un proposito, un progetto che non fosse innanzitutto contro chi governava, lavorando sul malcontento verso chi governava, e non è riuscita conseguentemente a mantenere il proprio governo per più di una legislatura. È normale? Non credo sia successo in nessuna regione d'Italia. Non sarebbe logico cercare di creare le condizioni per delle convergenze, i cui accenti, ripeto, ho colto, abbiamo sentito diversi gli interventi politici in apertura di questo congresso che hanno dato una risposta adeguata alla eccellente relazione introduttiva di Roberto Capelli. Ecco un contributo che APIC, Alleanza per l'Italia, dentro questo disegno politico vuole cercare di concorrere a dare anche alla Sardegna. Sardegna che certamente ha dei problemi enormi che sono anche negli accordi del governo Prodi, del governo Soru, c'erano delle modalità di definirli
discutibili anche per quanto riguarda caricare gli oneri, ad esempio della sanità e dei trasporti, su un livello regionale. Miglioriamo, mettiamoci mano insieme. In fondo, nella maggioranza che sostiene l'attuale governo, ci sono le forze, ed ecco una novità importante, che hanno combattuto o favorito quella soluzione, o che hanno favorito rispettivamente e combattuto quella successiva. Cerchiamo di unirci per trovare le condizioni per difendere gli interessi della popolazione della Sardegna. Se andiamo cercando una priorità, la priorità è evitare, passatemi diciamo la tautologia, l'isolamento della Sardegna. La Sardegna è un tema nazionale, non solo perché si definisce non illegittimamente e culturalmente una regione-nazione, ma perché la Sardegna è caso italiano che non può essere dimenticato. Non possiamo paragonare una regione a statuto speciale come questa al Trentino Alto Adige, che si trova sulla direttrice di sviluppo europeo più importante, sul Brennero, verso la Germania. Non la possiamo paragonare neanche alla Sicilia, una regione tre volte più grande per popolazione che si trova tutto sommato nel cuore dei flussi anche di trasporto, oltre che tra le due rive del Mediterraneo. Non la possiamo paragonare naturalmente neppure al Friuli Venezia Giulia, tra le altre regioni autonome, che pure si trova nel cuore di quel nord-est mitteleuropeo che è centro di sviluppo da secoli, non solo da generazioni. La Sardegna rischia l'isolamento e questo è un dovere nazionale, impedire, sconfiggere questa tendenza all'isolamento, perché la Sardegna ha dato molto all'Italia, ha dato molto all'Italia, dà molto all'Italia, ed è interesse e dovere dell'Italia corrispondere a questa vicenda storica, e lo dobbiamo fare sulle produzioni. Si sono trasformate parte delle bellissime coste sarde in luoghi di insediamenti industriali. Non so se è stato giusto o sbagliato, so che sarebbe sbagliatissimo trasformare quel paesaggio già indubbiamente ferito, ma che ha visto crescere una cultura industriale produttiva, in archeologia industriale. Non ce lo possiamo permettere. Davanti a me avevo un siciliano in fila e un signore di Milano che protestava perché non riusciva a trovare la prenotazione che aveva fatto, il biglietto che aveva pagato, e si incavolava allo sportello della Tirrenia, al che il signore di Palermo che stava dietro lui gli fa: a voi tenite a Padania e noi teniamo la Tirrenia. Era questo, ho detto un palermitano un po' napoletano magari, però ho citato male, ma la battuta autentica, e devo dire che mi era allegrato mentre aspettavo di ritirare il mio. Però indubbiamente il tema della continuità territoriale, il tema dei trasporti è un tema nazionale, il tema dell'agricoltura, delle infrastrutture, dell'innovazione, ecco, sono temi che in Sardegna toccano, colpiscono, feriscono, e che dobbiamo, con la coalizione larga che sostiene questo governo, pure in una condizione drammatica, difficile, cercare di sostenere. Ecco, io concludo il mio saluto, il mio incoraggiamento con due considerazioni. La prima, non ideologizziamo il terzo polo come vogliamo combattere l'ideologia astratta del bipolarismo. È evidente che, non so se l'avete visto, oggi su alcuni siti internazionali si riporta un sondaggio americano che dice che un americano su due chiede che nasca un terzo partito in America, dove i partiti sono due da 200 anni, in Inghilterra i partiti sono due da più di 200 anni, e oggi c'è un governo di coalizione, perché la complessità che ho cercato di descrivere sommariamente, me ne perdonerete, nella prima parte, il mondo che cambia in questo modo, questi ritmi, e così pervasivamente, con decisioni globali che impattano pesantemente la vita di ognuno dei nostri concittadini, le famiglie, le imprese, il futuro, i ragazzi e le loro prospettive, questo ha bisogno di una pluralità di offerte che trovi però la sintesi del buon governo. Ecco perché noi siamo convinti che non funziona la semplificazione a due, e non funziona persino nei paesi bipartitici,
da secoli, non può funzionare più. E diciamo allo stesso tempo che una volta definite le idee, le progettualità, su cui ci si divide naturalmente, poi ci si incontra coerentemente per governare questi problemi, sapendo che il governo nazionale è decisivo, il governo del territorio è cruciale per la vita delle persone, che l'Europa è l'unica strada attraverso la quale noi usciamo vivi in una competizione come quella che rischia di farci, ripeto, molto male, e che allo stesso tempo conta il cuore delle persone. Io so che il cuore delle persone oggi sembra condizionato molto dai soldi. Oggi, finite le ideologie, l'unica cosa che sembra essere rimasta in campo è il dio denaro. Ognuno di noi vede, anche vicino, scelte, comportamenti e drammaticamente crescita di corruzione, che drammaticamente traducono una perdita di riferimenti e di motivazione. E quindi quasi un po' sembra triste, deprimente, che pure in un'assemblea politica il primo applauso che prende l'oratore, come è accaduto da Roberto, è quando dice noi ci dobbiamo impegnare a tagliare indennità, vitalizi, eccetera. È un segno dei tempi, e però è un segno dei tempi cui va data risposta per essere credibili sul resto. Per questo noi abbiamo fatto delle scelte, saranno scelte individuali, chi di noi le ha fatte, saranno scelte politiche, come Alleanza per l'Italia abbiamo chiesto di ridurre, in parte ci siamo riusciti a ottenerlo, ma non in maniera sufficiente, finanziamento della politica e taglio dei vitalizi, delle indennità, perché è chiaro che quando la politica chiede ai cittadini sacrifici deve farlo parimenti e per prima, e questo noi ci batteremo perché avvenga in misura più pronunciata anche a livello parlamentare, lo faremo, lo proporremo, l'abbiamo proposto, lo riproporremo e ci batteremo a livello politico-parlamentare. Contemporaneamente diciamo che nessun mondo trova il suo orizzonte in un tempo di crisi così profonda e in un tempo che interpella tanto criticamente il futuro, i destini che saranno ridimensionati economicamente, se lo vogliamo leggere solo in chiave economica. Ci sono valori, riferimenti che oggi sembrano smarriti. L'accenno che diversi di voi avete fatto al concetto di bene comune, ma richiama che cosa? Richiama alcuni valori che nella storia di questo nostro paese squartavano. Diceva in modo visionario, il bene comune vi deve animare, e la politica è signoria prestata, il potere è servizio, signoria prestata da restituire. Diceva quello che è il fondamento dell'azione politica, e se posso dire, concludendo, il richiamo ad una necessità di sintesi, di unità. Noi trasformeremo il terzo polo in un rassemblement, in una coalizione politica molto più compatta, dentro il quale la funzione agile, innovativa, confido, e la crescita di radicamento di Alleanza per l'Italia saranno determinanti, perché crediamo a quello che un bellissimo proverbio africano ci ricorda e per cui ci ammonisce, e cioè che se vuoi andare veloce corri da solo, ma se vuoi andare lontano vai insieme con gli altri. Per questo abbiamo creato questa coalizione, queste idee politiche, questo disegno, e per questo sono convinto che insieme andremo lontano.